Diciamo che le perplessità che sono state manifestate dai sindaci all'interno del CAL, del Consiglio delle Autonomie Locali, sono perplessità che sono assolutamente condivisibili. Noi abbiamo fatto un incontro proprio nei giorni scorsi anche con molti amministratori di vari comuni, insomma, della regione, incontro nel quale è emerso effettivamente tutte le preoccupazioni dei sindaci che, non dimentichiamolo, sono quelli che poi sono in trincea dal punto di vista istituzionale, perché sono quelli che hanno a che fare con i cittadini ogni giorno, con le difficoltà che vivono i comuni, in particolare quelli piccoli. La perplessità è quella principale che questa riforma, così come si sta presentando, non affronta gli snodi fondamentali che oggi i comuni si trovano a vivere. In particolare il tema del personale, ad esempio degli spazi assunzionali per i piccoli comuni, qui non trova casa. C'è il rischio che queste nuove entità, queste comunità, così le chiama, insomma, la riforma Roberti, non affrontino e non entrino nel merito proprio di quelle che sono le difficoltà di ogni giorno, no? Le aggregazioni che dovrebbero, insomma, portare questi comuni a trovare delle forme di razionalizzazione attraverso appunto l'istituzione di questi nuovi enti, in realtà rischiano di essere delle nozze fatte senza le risorse per farle. Quindi se non c'è personale, se non ci sono i segretari comunali, se non ci sono le risorse per affrontare gli snodi, si rischia, ecco, nel migliore dei casi, che questa sia una riforma inutile che non viene applicata, no?